un pomeriggio all'insegna della natura e dell'arte, quello che si è svolto al lago La Cannuccia di Vaiano e che ha visto il coinvolgimento di numerosi alunni della scuola primaria San Martino. Gli studenti si sono cimentati per tutto il pomeriggio con una lezione di pittura all'aperto, seguiti da tre insegnanti artiste che sono Cristina Corradi Mello, Miriam Cappelletti e Tamara Donati. Ognuna delle tre artiste ha tenuto tre differenti laboratori, uno sensoriale, uno volto a sviluppare la creatività e la fantasia dei ragazzi e l'altro è dedicato a Matisse e ai colori di contrasto. Abbiamo fatto un lavoro sensoriale che li ho bendati gli occhi dei bambini con questi bellissimi alberi, anche perché ci sono addirittura tre vicini molto diversi di quegli altri e con gli occhini bendati hanno tattato questo albero per sentire che sia sviluppare altri sensi come l'odore, il tatto. Dopo di quello hanno levato queste bendine, hanno fatto il giro al contrario. Gli abbiamo preso la carta bianca, abbiamo fatto i frottaggi per poter sentire con le mani, con la carta tutti questi lavori. Dopodiché hanno fatto un lavoro di linea continua in cui tutti i bambini hanno fatto un lavoro collettivo e con i frottaggi che hanno acquisito degli alberi avevamo creato un paesaggio tutto loro. Promotori dell'iniziativa, nata con l'obiettivo di divulgare l'arte tra i giovani, di creare dei momenti di socializzazione, sono l'Istituto San Martino e Signal. Per la Signal, che da tempo si occupa di portare l'arte un po' fra i giovani in luoghi anche diversi, questa è un'occasione molto importante perché in un posto bello, alle pendici della Calvana, intorno a questo laghetto, riuscire a portare un gruppo così numeroso di ragazzi per fare questo laboratorio, sono soddisfazioni che riteniamo valga la pena di tentare. La scuola si contraddistingue proprio perché pensiamo che al di là dell'alfabetizzazione, quella tradizionale, ci sia bisogno di dar sfogo alle emozioni, a quello che i bambini sentono, specialmente dopo due anni in cui le restrizioni sono state tante, la mancanza di relazione con l'altro, per cui la possibilità di esprimersi attraverso il disegno. Ci rappresenta nel corso degli anni come la musica, perché abbiamo corsi extracurricolari e ci tengo a ringraziare il signor Franco Bertini, Andrea Bertini che è il nostro maestro di musica, il signor Paolo Brachi che ha finanziato tutta l'iniziativa e mi fa piacere vedere tanti dei nostri bambini che a giugno invece che scappare al mare sono qui proprio per condividere un momento che non è solo espressione d'arte ma lo stare insieme. Un'occasione importante per promuovere e valorizzare anche il territorio fortemente sostenuta dal comune di Vaiano. Una gran bella iniziativa devo dire, noi ringraziamo gli organizzatori, ringraziamo chi ci ospita, è un modo intelligente per coinvolgere i bambini in un momento un po' particolare, abituarli a quello che è l'arte, abituarli alla manualità, ecco, una cosa di cui c'è tanto bisogno, per cui credo che sia una delle cose da valorizzare maggiormente. L'obiettivo principale del Comune di Vaiano è proprio far riscoprire il nostro territorio, è un territorio immerso nel verde a pochissimi chilometri da Prato, è un'occasione per far conoscere il territorio non soltanto ai pratesi ma anche a coloro che vengono da fuori città, importantissimo il cammino della via della Lana e della Seta che passa proprio sopra al ristorante otto mesi dopo il lago della Cannuccia e un cammino che ci sta portando tantissimi turisti, quindi è un evento questo per valorizzare il nostro territorio e per far riscoprire tutto quello che gira intorno al turismo lento. L'appuntamento è stato inserito nell'ambito delle iniziative pensate dal ristorante otto mesi dopo per vivere la vita intorno al lago. È una realtà che qui a Vaiano insomma, è abbastanza atipica, siamo fuori dal contesto della 325, siamo nel verde, fuori totalmente diciamo, da quella che è la parte industrializzata della Val di Bisenzio e quindi siamo nel verde.